Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti alle vostre letture del mese. Vi do un paio di novità prima di cominciare, prima di lasciarvi alle vostre letture. Prima di tutto, voglio assolutamente ringraziare tutti i miei clienti che mi hanno scritto messaggi, mi hanno mandato email per ringraziarmi perché sono stata utile. Ecco, per me ovviamente la cosa più importante è essere utile. E per me è soprattutto importante, che voi riconosciate che non sto qui per dirvi se torna o non torna come fa la cartomante di turno, ma piuttosto sto qui per darvi un aiuto concreto. Ed è per questo che metto, veramente cerco di mettere a disposizione vostra qualunque tipo di sessione voi mi chiediate, io cerco sempre di mettere a vostra disposizione il massimo di quello che realmente vi può aiutare a crescere, a evolvere, a cambiare, a imparare e sono contenta che voi lo stiate vedendo e sono contenta che lo apprezzate. Quindi un grazie a tutti quelli che mi hanno scritto messaggi o mandato email. Ma passiamo alle novità. Novità numero uno, il sito internet. In realtà è pronto già da novembre, se non sbaglio, e infatti i miei clienti e i miei studenti lo hanno saputo subito e sono stati i tester del sito. Gli ho detto, ragazzi, andate a vedere per favore, mi dite se c'è qualcosa che non va così, lo aggiusto adesso prima di pubblicizzarlo. Quindi ecco, il sito internet adesso è pronto, potete utilizzare il sito per prenotare sessioni, per vedere che cosa faccio, per vedere di cosa si tratta, non avete più bisogno di mandare un'email alla mia assistente, ad Angela, per chiedere come si svolge una sessione, perché trovate lì tutto, ma non solo, potete anche utilizzarlo per acquistare i videocorsi. Solo l'unica cosa è che potete acquistare tramite sito solo se avete PayPal, perché per il momento l'ho agganciato solamente al pagamento di PayPal. Ma ad ogni modo avete lì tutte le informazioni anche sui videocorsi, quindi se volete conoscere il programma, volete sapere come è svolto un corso, ecco, potete andare a guardare il sito internet www.vocidagliangeli.com. Altra cosa legata al sito internet, se siete stati miei clienti e non lo avete ancora fatto, vi prego lasciatemi un testimonial sul sito. Moltissimi di voi lo hanno fatto già il giorno stesso in cui gliel'ho chiesto, è bellissimo, cioè già i primi testimonial sono arrivati tutti lo stesso giorno, cioè la data sembra finto, sembra che me li sono scritti da sola. Però ecco, chi di voi non mi ha ancora scritto un testimonial, mi fareste intanto un grandissimo favore, ma penso anche che lo fareste agli altri, perché molti magari non mi chiedono una consulenza perché non sanno se possono fidarsi, non sanno, non conoscono la qualità del lavoro che faccio. Quindi ecco, se voi descrivete la vostra esperienza in modo onesto, questo è quello che vi chiedo, di scrivere tutto quello che avete pensato, di scrivere se vi è servita, se non vi è servita, ecco, siate onesti, ma scrivete un testimonial sul sito perché potrebbe essere utilissimo sia a me sia agli altri per sapere se vale la pena oppure no. Seconda novità, il videocorso di magia d'amore, finalmente, finalmente è in promozione. Ragazzi, allora, in questo momento, da questo momento fino alla fine del mese di febbraio, se non sbaglio, credo che avevo deciso come data di fare 3 settimane, 3 settimane e qualche giorno. Ecco, per le prossime 3 settimane, a partire da oggi che sto registrando, che non so che giorno è, comunque fino alla fine di febbraio, avrete la possibilità di acquistare il videocorso di magia d'amore a meno di metà del prezzo, secondo me, perché alla fine lo farò sicuramente più alto di 600-690 euro. Però per adesso, siccome io appunto aggiungo sempre roba mentre faccio i videocorsi, non sono mai contenta, ci sono sempre cose in più, poi magari i miei studenti mi chiedono, dai, metti questa, allora. Per il momento ho deciso di metterlo in promozione a 297 euro, che ragazzi è una cifra veramente ridicola per quello che è, per il tipo di materiale, per la qualità del materiale contenuto e per le informazioni, perché avete veramente dentro tutto quello che vi serve sull'argomento per essere attivi come maghi. Quindi approfittatene adesso. Dopodiché il prezzo sarà fra i 600 e i 690, forse, ma io suppongo che alla fine potrebbe anche essere di più. Però per adesso non lo so, vedrò che cosa aggiungerò, che cosa metterò, quindi poi ne parleremo alla fine, però potete comunque acquistarlo adesso, potete prenderlo in vari modi. Primo modo, il classico, mandatevi email, la mia assistente vi spiega tutto e fate ricarica su PostePay oppure pagate con PayPal e ricevete il link al quale accedere. Altro metodo, potete acquistarlo direttamente dal sito internet, oppure infine c'è nel box qui sotto a questo video, nel box trovate adesso il link dal quale potete comprarlo, sempre utilizzando PayPal. Ecco, diciamo che se avete PayPal a disposizione potete fare tutto da soli, se invece preferite fare un bonifico oppure una ricarica su PostePay dovete passare tramite la mia assistente che vi manderà lei il link.
Qualcuno ogni volta si lamenta perché non sa dove andare a prendere le cose, perché non ha l'email. Ecco, quelli di voi che non hanno indirizzo email e che finora si sono sempre lamentati perché non sapevano come prendere i miei corsi, come contattarmi, come chiedermi una sessione privata, da questo momento avete anche il numero di telefono a cui potete mandare un messaggio WhatsApp. Quindi il numero di telefono è 338-8191-267. Potete inviare un messaggio WhatsApp, ma questo è proprio il caso d'emergenza. Se non avete email, se non avete PayPal, se non avete altro modo, allora potete contattarmi tramite WhatsApp. Però diciamo che è preferibile che voi utilizziate gli altri mezzi, che sono le email e il sito internet. Una cosa che però potete richiedere solo ed esclusivamente via email, perché non la sto pubblicizzando sul sito internet, è che se volete tutti i corsi di tarocchi, quindi arcani maggiori, arcani minori e tarologia avanzata tutti insieme, rispetto al costo, rispetto al prezzo che trovate sul sito internet, se li prendete tutti insieme avrete uno sconto speciale, mettiamola così. Però questa cosa non l'ho ancora messa sul sito, nella pagina del sito, quindi se siete interessati a prendere tutto il pacchetto con tutti i videocorsi di tarologia dovete mandare email e Angela vi spiegherà tutto. Per adesso ragazzi ho finito e quando adesso vi lascio i vostri video del mese. Quando avete finito di guardare il video potete cliccare sul link che arriva dopo e troverete un video che spiega esattamente di che cosa si tratta del corso di magia d'amore, cioè quindi troverete un video alla fine di questo. Se ci cliccate sopra accedete all'altro video dove spiego di che cosa si tratta, qual è il programma, di che cosa parliamo, in che modo è strutturato, insomma tutto quello che volete sapere sul videocorso di magia d'amore lo trovate alla fine di qui. Per adesso io vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio dalla giungla della Costa Rica e vi lascio al vostro video del mese. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a questa lettura di coppia per il segno della Vergine, valida per il mese di marzo. Vi ricordo che questa è una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti, ma in questo caso potete guardare le letture del vostro segno ascendente o della vostra luna. Se invece volete conoscere i prezzi delle letture private, dell'analisi karmica, del life coaching, oppure volete conoscere le novità sui videocorsi, potete inviare una mail a vocidagliangeli@gmail.com. Cominciamo subito a vedere che cosa accade alla Vergine a marzo nell'ambito della relazione. Sembra un mese molto movimentato perché come energia generale abbiamo un cavaliere di bastoni rovesciato, quindi è un mese energeticamente esplosivo, molto intenso, che se non state attenti potrebbe portare a delle liti, potrebbe portare a discussioni accese nelle quali uno dei due scappa per paura di farsi male. Scappa perché l'altro potrebbe picchiarlo o ucciderlo, quindi mi raccomando ragazzi, state attenti a come canalizzate l'energia questo mese, soprattutto nei giorni di luna piena, nei 3 giorni attorno alla luna piena, in cui tutto sembra sempre molto più intenso. Ricordatevi che il corpo umano è fatto per gran parte da acqua, che la luna con le sue fasi governa l'elemento acqua e lo dirige, quindi ecco, dato che l'acqua è legata alle emozioni, perché interagisce, l'acqua del nostro corpo interagisce direttamente con il nostro sistema nervoso e con il suo funzionamento, ecco per quale motivo con la luna piena le emozioni si dice che sono più intense, che l'energia è più alta. Quindi dunque, in tutto questo discorso per dirvi ragazzi di stare attenti, di tenere a bada gli istinti, le emozioni, per evitare litigi, per evitare situazioni un po' difficili da gestire. Ma andiamo più nello specifico a vedere quali sono le singole energie vostra e del vostro partner. Dunque, in una colonna troverete voi stessi, nell'altra colonna ritroverete il vostro partner. Quale colonna è la vostra e quale colonna invece è quella del vostro partner lo capirete man mano che io leggerò, perché vi ritroverete nell'una o nell'altra. Chi si trova su questa colonna si sente come un imperatore rovesciato e prova per il partner un 8 di coppe. Quindi da questo lato si tratta di una persona che ha un grandissimo bisogno di cambiamento, che ha, tra l'altro non ha, in questo momento sente che non ha il controllo della propria vita o della relazione, quindi della vita di coppia. Sente che manca una stabilità, manca il controllo, manca la capacità di governare o autogovernarsi, ed ecco per quale motivo c'è un bisogno di cambiamento e ci sono varie insicurezze e varie paure in gioco. In realtà manca anche
Manca anche la perseveranza per portare a termine gli obiettivi, manca lo stimolo per essere costanti. C'è voglia di esplorare, c'è voglia di fare nuove esperienze, c'è voglia di non essere manipolati anche, perché a volte il non avere il controllo ci fa anche sentire un po' in balia delle situazioni o in balia delle altre persone. E a volte essere in balia degli altri significa anche sentirci manipolati, che gli altri lo facciano apposta oppure no, però noi siamo un po' dei burattini nelle mani dell'universo o delle persone da cui dipendiamo. Quindi ecco, qualcuno di voi potrebbe sentirsi proprio come un burattino nelle mani delle energie, nelle mani di ciò che accade, senza riuscire davvero a dare una direzione alla propria vita, senza poter prendere decisioni realmente sicure, forti. Infatti, in realtà, in generale, il sentimento predominante in questo mese sarà quello dell'otto di coppe, che è un bisogno di allontanarsi dalla sofferenza, allontanarsi dai problemi, allontanarsi dalle cose che non vanno e che non funzionano, a volte allontanarsi dalla relazione stessa, andare verso qualcosa di meglio, andare alla ricerca di una condizione psicologica ed emotiva migliore rispetto a quella nella quale si ci trova. Cosa questa persona desidera? È un fante di bastoni. Questa persona desidera sentirsi pronta a prendere decisioni e agire in base a queste decisioni. Anche perché per qualcuno di voi potrebbe trattarsi di una necessità di spostamento fisico, ovviamente questo è solo per una percentuale di voi. Necessità di spostamento fisico, necessità di cercare una casa, un appartamento, spostarsi, comunque cercare la propria stabilità, cercare le proprie basi su cui mettere radici. E il desiderio è purtroppo, qua vedo due opzioni, due casi diversi. In un caso il desiderio è che il proprio partner dia i segnali giusti per poter agire, per poter trovare la strada per agire, per poter trovare la strada verso cui muoversi insieme o per poter prendere delle decisioni che poi portano appunto ad un'azione. Ma si aspetta il segnale del partner, si aspetta come dire, la complicità dell'altra persona. Invece, per qualcun altro di voi, io vedo il desiderio di conoscere qualcun altro o di interagire con qualcun altro che già si conosce. Il desiderio di guardarsi un po' attorno e sentire nuovamente nella propria vita la leggerezza di quelle emozioni nuove che nascono lentamente, di quegli sguardi che possono farci sentire vivi, possono darci la voglia di rimetterci in gioco. Il desiderio di essere corteggiati, ecco. Quindi vedo questi due casi, saprete voi qual è il vostro. Cosa questa persona fa è un 9 di coppe rovesciato e cosa non dice è la torre. Questa persona in realtà non è soddisfatta con questo 9 di coppe rovesciato, quindi se non si è ancora mossa, se non ha fatto ancora il passaggio con l'otto di coppe, il passaggio, lo spostamento, che sia fisico o emotivo, che serve, questa persona si trova. Agisce come qualcuno che si trova in un rapporto che in realtà è stabile solo apparentemente, però in realtà c'è molta incostanza in profondità, c'è molta incapacità di esprimere i propri bisogni. C'è bisogno di chiarezza e di lealtà, c'è bisogno di esternazione di tutto ciò che si ha dentro. Anche se rischiamo di ferire l'altro, però è importante la chiarezza e l'apertura. Questa persona inoltre potrebbe sentirsi bisognosa in un certo senso, potrebbe sentire il bisogno di appoggiarsi al proprio partner, il bisogno della disponibilità del proprio partner, anche se sta pensando. Anche per quelli di voi che in questa colonna ritrovano se stessi o il proprio partner che sta pensando di allontanarsi e di cercare nuove avventure, comunque questa persona sente ancora il bisogno di agganciarsi al proprio partner. C'è una forma di dipendenza in un modo o nell'altro e c'è, come dire, un atteggiamento opportunista per quelli di voi che in questa colonna vivono la situazione di volersi guardare attorno, ma ancora rimangono legati al partner per bisogno.
Chi invece si trova su quest'altra colonna si sente come un 3 di denari e ciò che prova per il partner è il 4 di spade rovesciato. È un po' un caos questo mese per voi della Vergine, per noi della Vergine, è davvero un po' un caos perché questa persona vuole fare dei miglioramenti nella sua vita e si sente come qualcuno che li sta realmente facendo, si sente come qualcuno che sta progredendo, che sta andando in avanti, che sta costruendo su se stesso, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista familiare per qualcuno di voi, sia dal punto di vista magari degli investimenti, dei progetti. Questa persona sta progettando cose che riguardano sé, che riguardano la propria vita, anche se sta rinunciando a qualcosa nell'ambito della coppia, anche se sta rischiando di perdere qualcosa che magari poteva portare a evoluzioni migliori, però in realtà si è pronti a rinunciare. Questa persona è proprio pronta a rinunciare, è proprio pronta a gettare tutto nel fuoco e andare avanti con la sua vita o con la relazione, ma in modo diverso, ecco. C'è qui proprio il bisogno di bruciare il passato e ricominciare da capo, che sia insieme o che sia con qualcun altro, ma c'è davvero il bisogno di bruciare il passato. E infatti ciò che prova è un 4 di spade rovesciato, quindi ciò che in realtà sta facendo è tentare di dare stimoli diversi al rapporto, cercare di vedere il rapporto sotto un'altra forma, sotto un'altra luce, cercare di stimolare cose nuove. Cosa desidera questa persona? Il 3 di bastoni, il 3 di coppe rovesciato. Cosa fa il 2 di coppe? Cosa non dice il sole rovesciato? Ma questa persona in realtà desidera. Che strana questa carta, che strana. È come se questa persona desiderasse la libertà di star male, desiderasse la libertà di vivere i suoi momenti di tristezza, i suoi momenti di riflessione, di chiusura in se stessi, desidera guardarsi dentro, desidera non dover necessariamente mostrare fuori gioia e felicità. O per qualcun altro di voi, ragazzi, c'è anche qui un'altra alternativa. Io per tutti e due vedo due alternative, perché anche qui vedo l'alternativa del desiderio di fare altro, il desiderio di avere altre persone a disposizione. Il desiderio di vivere la vita in modo più sconsiderato potrebbe trattarsi di qualcuno che, per esempio, per uscire dai problemi, si butta nell'alcol, nella droga, nella marijuana o nel fumo delle sigarette o nel gioco, o comunque in qualunque forma di dipendenza, ecco, mettiamola così. Qualcuno che tende al pessimismo e vuole viversi questo momento di pessimismo a modo suo. Cosa fa il 2 di coppe? E allo stesso tempo, comunque, nell'ambito della relazione, questa persona si dimostra molto disponibile, molto affettuosa, aperta, cioè i sentimenti ci sono, ma dati i problemi e date le difficoltà che potreste attraversare in questo mese, comunque questa persona se la vive un po' a modo suo, anche perché in realtà c'è un po' forse la tendenza a criticare, a giudicare, c'è la tendenza a dare la colpa a voi o agli altri, alla situazione, all'universo in generale e a vivere in una forma di pessimismo. Ecco, c'è un po' di pessimismo. Io spero che questa stesa non risuoni per tutti voi della Vergine in coppia, ma vi consiglio appunto di guardare magari la stesa del vostro ascendente o della vostra luna, perché diciamo che sarà un mese veramente molto intenso, molto molto intenso. Anche perché qui ciò che non viene detto da questa parte è che qualcosa si è rotto e che qualcosa si è rotto definitivamente e va cambiato o insieme o separatamente, ma davvero qualcosa qui va cambiato. E questa è una consapevolezza che viene da fuori, viene dall'alto, non è una consapevolezza che viene fuori da pensieri superficiali e magari poco meditati. Cosa gli angeli hanno da dire per voi? Che questo momento, nonostante tutto, rappresenta proprio il momento in cui voi avreste nuove opportunità.
Non solo la possibilità di un avanzamento in ciò che potrebbe essere la vostra professione o i vostri progetti, ma un avanzamento nella vita in generale, cioè un cambiamento vero e proprio, che nonostante le difficoltà va sempre comunque inteso come un cambiamento positivo, perché vi sta portando a delle opportunità che se vengono osservate e percepite nel modo giusto, riescono anche ad essere eccitanti, riescono anche a darvi la voglia e lo stimolo per fare qualcosa di diverso e di nuovo. Quindi ecco. Vivete questo momento focalizzandovi sull'opportunità che questa fase vi sta dando e non focalizzandovi invece sulle difficoltà che dovete attraversare. Questo penso che sia il messaggio più importante per voi per il mese di marzo. Per il resto, se volete una lettura privata, inviate una mail a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima.